uguali. Sì, e vengono al mondo se ci sono una mamma e un papà. Questo è. Non perché lo dice la religione. Questo è. E poi uno può essere eterosessuale, omosessuale, bisessuale, transessuale, pansessuale. Viva l'amore sempre e comunque. Il bimbo viene al mondo e viene adottato se ci sono una mamma e un papà. Poi gli adulti possono fare quello che credono. Ci sono dei cattivi papà? Sì. Ci sono delle cattive mamme? Sì. Ci sono separazioni e divorzi? Sì. Però utero in affitto, secondo me, è qualcosa di obbrobrioso, dovrebbe essere un reato internazionale perseguito penalmente. E il bimbo viene al mondo e viene adottato se ci sono una mamma e un papà. Però ci sono anche tanti bambini nelle case famiglia, forse, e tanti genitori. Velocizzare le adozioni per le coppie che da anni aspettano un'adozione, magari non hanno 40.000 euro da spendere, assolutamente sì. Ci sono tantissime coppie che non possono avere figli, che non vedono l'ora di adottare un bimbo. La burocrazia è troppo lunga e le spese sono troppo ingenti.